Ciao a tutti, amici e amiche, eccoci qui a presentare la seconda giornata della Serie A femminile, ritorno al campionato dopo la pausa della Nations League e con una novità perché sono stati ceduti i diritti Pay, sono passati naturalmente a DAZN. Sembra che la piattaforma comunque è stata costruita ad acquistarli per il famoso programma sul VAR che è partito la scorsa settimana. E rispetto agli altri campionati femminili, ricorda la serie femminile non si può vedere naturalmente in chiaro sul canale Daz Womens su YouTube. Ecco, comunque potete abbonarvi con l'opzione Smart e avete la serie A femminile senza fare il pacchetto da 40, quello da 40 euro che praticamente comprende anche la serie A maschile. Che dire, intanto questa è la grande novità naturalmente. Come si può immaginare, insieme alla serie A maschile, anche questo è un campionato spezzettato perché di solito si giocava il sabato e invece oggi c'è solo una partita di sabato, è quella che si gioca a Roma, al Tre Fontane tra Roma e Como, diretta alle 15, naturalmente su DAZN. Niente da dire, Roma strafavorita e sicuramente allungherà e cercherà naturalmente di conquistare i 3 punti andando nettamente a punteggio pieno. Domenica 1 ottobre invece si entra in ottobre, un bel lunch match perché c'è Napoli-Milan e aspettiamo una risposta dal Milan di Maurizio Ganz. Dopo la sconfitta contro la Roma, non è facile a Napoli. Naturalmente, Napoli anche lui viene da una anche il Napoli viene da una sconfitta e quindi proprio guarda caso contro il Como e quindi non sarà una partita semplice. Io qua metto un X2 se vogliamo dirla tutta. Vedremo anche se Kosovare Asllani sarà del match rispetto alla partita contro la Roma, Kosovare Asllani che ha avuto anche un bel tête-à-tête con il presidente Gravina sul discorso in Castelvetrano e naturalmente ha ragione la svedese, non si poteva giocare in uno stadio veramente difficile da raggiungere, dove ci sono veramente più animali che persone. Invece di una città, ecco, quello poco ma sicuro. Alle 14:30 invece bella gara quella tra Sassuolo e Pomigliano. Il Pomigliano ha dimostrato nettamente anche con la sconfitta contro la Juventus di giocarsi veramente questa salvezza, anche quest'anno veramente con i pochi mezzi che ha. E mentre il Sassuolo invece viene dalla sconfitta di Firenze e cercherà nettamente di trovare i primi 3 punti. Sassuolo è inutile continuare, non punta per niente alla salvezza come l'anno scorso alla pole salvezza, ma punta veramente a entrare nella pole scudetto quest'anno. Quello poco ma sicuro. Alle 18 invece si giocherà la prima gara della Juventus con la Sampdoria e quindi questo uno secco nettamente che possiamo dire veramente difficilmente la Samp potrebbe veramente dare filo da torcere alla Juventus, però non è detto, non è un bel momento diciamo per la Juventus, Juventus che comunque ha preso 2 gol anche dal Pomigliano, quindi ha vinto, ma ha vinto anche diciamo soffrendo contro il Pomigliano. Ecco, mi sono dimenticato di dire Sassuolo Pomigliano, direi uno secco, sinceramente, anche lì 1-1x se vogliamo dire tutta. Lunedì invece il posticipo che è il big match praticamente della giornata tra Inter e Fiorentina e qui
c'è in ballo nettamente la testa della classifica insieme alla Roma, nettamente due squadre che vengono da due vittorie. Vabbè, l'Inter ha vinto non senza, diciamo, senza sudare in quel di Genova con la Sampdoria. Fiorentina invece ha battuto una signora squadra come il Sassuolo, quindi veramente questa, beh, questa è una partita imperdibile, nettamente, bisogna dirlo, ed è la partita scelta anche dalla Rai perché la trasmetterà su Rai Sport, Rai Play e naturalmente anche questa va su DAZN. Ecco, questo è il punto della Serie A femminile eBay. Che dire, naturalmente noi ci vediamo dopo per presentare invece la Serie B, la seconda giornata di Serie B. A tra poco!